Eh sì, perché effettivamente il successone di Cenere non bastava, non bastava neanche l'uscita di Zonda. Effettivamente mancava qualcosa all'appello. Il 64 barre della Red Bull. Guarda, Lazza, mi fai anche il Real Talk, tipo, dopo tanti anni, e siamo a posto, abbiamo fatto il pacchetto completo. Che dici? Quindi sì, Lazza, Prod 808 Melo, Red Bull 64 Bars. Siamo pronti? Direi di sì. Intro. Wow, gente, bentornati nel canale, qua i Dani e qui con me ho la solita maglietta incredibile di Dragon Ball, come ho anche un'incredibile maglietta con dietro una minchia di papera con scritto "Ho scelto le botte", di conseguenza, ovviamente paperella col coltello in mano ed è clamoroso, insomma. Poi ne ho anche altre, ma le andate a scoprire voi stessi nel sito di Pumplin che trovate sotto in descrizione con il codice ITSDANI. Avete anche le calze in omaggio, i calzini in omaggio super tamarri, super fighi, oltre ovviamente ad uno sconto. Quello era sottinteso. Di conseguenza, ragazzuoli, è una bella roba importante. Pampling vendono una marea di magliette a tema nerd, tema sì, nerd, generalmente serie TV, videogiochi, un po' di tutto. Aggiornano spesso il catalogo, di conseguenza può essere interessante per voi per acquistare una maglietta originale molto simpatica, come per esempio o la paperella assassina oppure la maglietta di Dragon Ball. Quindi fate voi, sotto in descrizione trovate il link e usate il mio codice sconto, mi raccomando. Molto bene, però siamo qui, ragazzi, per parlare di Lazza. Siamo qui per parlare di Lazza perché droppa un 64 bars e sono molto curioso, sono molto curioso. Che dite? Passiamo nella nostra consueta grafichina e niente, direi che mettiamo play e basta, stiamo zitti. La prima volta che prendo l'ascensore. Ehi! Bella Red Bull, sto salendo al ventesimo piano, ho del mar cinquantesimo cronocchio, frate mi sembri lì che ti split, poi il micro riparlo di nuovo, mio fratello per le vie del centro accende fumo personal, ingattante, mi da un po' di mesi mi invitano adesso però mi sento a casa, come ospite, però se fossi in te, lascerei quella merda che fai perché indietro fra un fossile, se fossi in me, che ce l'asso mai, pensi che mi do il pop come questi qua, che faccio da fast food, così potresti vincere il festival, incompleto de attico, all'industria probabile che serva un amplifon, te agito me lo beat, i muri di sto club sembra che abbiano il Parkinson, sai che sono tutto sordi per quelli mai, Maria. mi è sempre incinta quindi tu quanti fratelli hai. Let's go. Tipo l'effetto di una calorica. Mio fratello pochino è fuori cuore. Pensano a te tutti i vestiti. Come fai cazzo sai quali giorni. Che stile. Con la testa ti continuo a fare sì. Ma la mia Sì. testa sembra scocciata. Toglio di male schifo. Non sono strada. Tanto fra la fine non riesce ad andare in ferie. Frate per tutto che può contare. Un po' mi spiace che guardi male. Stavo salendo al ventesimo piano. Ok, Let's go. Madonna Dio. Porca merda. Che stile, cazzo! Ciao a tutti, sono Lazza, mi raccomando ci vediamo questo 7 ottobre per il Red Bull 64 Bars Live a Scampia. Con me sul palco ci saranno Joliet, Noise Narcos, Mice, Rose Villain, Salmo. Me coglioni! Oh, ragazzi della Red Bull, cioè... Posso venire... Cioè, posso venire anch'io, cioè, nel senso, però ho bisogno, non ho tanti soldi, sono un po' povero. Se mi pagate il viaggio, cioè, sono di Vicenza, io da Vicenza a Scampia, più mi fate entrare. Cioè, mi piacerebbe, sarebbe carino. No, non sono convincente. Vabbè, pazienza. Ragazzi, porca merda. Allora. Chiaramente, le barre e il testo lo percepivo sul momento, le punchline le percepivo sul momento. Ora non me le ricordo più, però non perché non mi piacessero, ma perché ne ha dette talmente tante, ragazzi, che mi sono entrate di qui, uscite di qua. Quindi va risentito. Non lo facciamo adesso, però questa ovviamente è una prima impressione, un primo ascolto e la mia reaction, le mie faccette, le avete chiaramente viste. Personalmente uno dei 64 bars più fighi che abbia sentito fino ad adesso. Allora, esco dalla parte di fanboy di Lazza, quindi non vedetemi, cioè non sto facendo un discorso da fanboy di Lazza, cerco di essere anche oggettivo in qualche modo. Anzi, aspetta, c'è il testo! Grandi minchia! Fenomeni! Grazie ragazzi, allora ci leggiamo anche il testo. Allora, ci spariamo anche il testo, quindi grafichina anche per il testo. Sto salendo al ventesimo piano, Audemars 50 crono, suppongo, cinquantesimo, cioè no raga, che cazzo ne so, non me ne intendo di orologio.
orologi, sono povero come la merda. Non hai idea di che pesi muoviamo, soldi come vendessimo plomo. Anni fa qua era un pessimo podio. Frate, mi sembri Licti Spit, non so chi sia. Posa il micro, rifallo di nuovo. Zal insegna, tu ripeti il trick. Super figa sta punchline. Mio fratello per le vie del centro accende e fuma un personal in via Dante. A guardarti non ci stai più dentro, non ti serve un personal, ma un badante. In quei posti in cui mi da un po' di mesi mi invitano, adesso fra mi sento a casa, non un ospite. È scritta, mi sa male, non scritta male, mi sa questa. TV spenta perché le persone le fate ignoranti come Ospetec. Anche qui, perdonatemi l'ignoranza, per l'appunto, sono io la persona ignorante. Chi è Ospetec? Ferzan Ospetec, è un regista, sceneggiatore, scrittore turco con cittadinanza italiana. Vabbè, ok. Fra, se fossi in te lascerei quella merda che fai, perché indietro fra è un fossile. Se tu fossi me, cacheresti le troie e daresti ai tuoi soci quei posti in back. Con le barre io fra non ho smesso mai, pensi che mi do il pop come questi qua, ma guardare che faccia da fesso c'hai, questi quasi potresti vincere il festival. È festival o festival? Cioè festival perché è fesso o festival perché hanno sbagliato a scrivere? Vabbè, Zal accelera il battito, faccio cash in un attimo, me li porto una gafi su in cima ad un attico incompleto de attico. Zala, fai troppe piene di soldi, io non le comprendo, mi dispiace. All'industria è probabile che serva un amplifon, mentre a me serve un Gaviscon, perché mi fate acido, melo al beat, i muri di sto club sembra che abbiano il Parkinson. Geniale. Sai che se fiuto soldi e parto in quinta, perché ho avuto tutto fra, ma quelli mai, la madre degli infami è sempre incinta, quindi tu quanti fratelli hai? Questa è meravigliosa. Lo sgamare i finti fra è la mia ossessione, brother, come gli Aventura. Sono primo ovunque, mi ascoltano i sinti, eppure siamo un'avventura. Madonna, come cazzo ti vengono? Ok, ti fa l'effetto di un alcaloid, dalla mia penna escono detriti. Rompo barriere come Arkanoid, mio fra, più pacchi di affari tuoi. Puzzano d'erba tutti i vestiti, come fragranza usa acqua di joint. Giorgio Armani era, no? Proprio quella. Parli e non sei la mia portata, con la testa ti continuo a fare sì, ma la mia tipa sembra scocciata, che nemmeno Victoria dei Maneskin, perché mette sempre lo scotch nei capezzoli. Scuola l'ho fatta in mezzo alla strada, tanto prendevo 3 in tutte le materie. Oggi che ho un platino a settimana, fra la Fimi non riesce ad andare in ferie. Questa è geniale pure questa, porca me, vabbè, solo lui può farle ste barre. Frate, per quello che può contare, un po' mi spiace che guardi male, ma chi entra pontefice in conclave poi ne esce sempre da cardinale. Mi sembri solo una majorette che ha appena preso l'ennesimo palo, ora mi sembra chiaro che faccio rap, stavo salendo al 20° piano. Ok, Zala, minchia, davvero molto fighe queste 64 bars. E niente, Laza sta dimostrando dopo Sanremo, dopo il pop di Sanremo, infatti come dice, pensavo mi dessi al pop, e invece insomma le barre le sa ancora fare, non è che ha fatto Sanremo e ora puff, pop a manego, pop a manetta, me coglioni, sta tirando fuori più rap adesso che prima. Quindi Laza anche il prossimo anno a Sanremo, così facciamo un bilanciamento perfetto, magari Sanremo lo vinci sto giro. Speriamo, incrocio super le dita perché abbiamo fatto il tifo come animali sto giro. Quindi freestyleone da scuola praticamente, cioè non perché fosse a livello scolastico, proprio perché insegnerebbe a tanti altri a rappare. Quindi è un freestyle che gli emergenti dovrebbero ascoltarsi bene bene bene, perché tira dritto come un caccia, barre precise, perfette, belle punchline, stile sul microfono, stile al microfono, ed è importante la sicurezza al microfono. Io non sono capace, però da ascoltatore lo percepisco quando uno ha confidenza davanti al microfono, quando uno, cazzo, c'ha stile, c'ha fame, c'ha grinta davanti a quel microfono lì, lo percepisci come ascoltatore. E Zala, ragazzi, te ne manda anche troppa di confidenza davanti a quel microfono, quindi tanta roba, molto molto figo. Per quanto mi riguarda uno dei 64 bars più fighi, non lo so perché, cioè, l'ho preso proprio bene, di conseguenza tanta roba. 808 Melo, produzione bella, precisa, pulita, e nulla. Signori miei, Lazza non si è stancato di fare barre, Lazza non si è stancato di spaccare di qua e di là, manca solamente di nuovo la parte 2 di un eventuale Real Talk e poi direi che siamo a posto. Signori, statemi bene, mi raccomando, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto tanto quanto a me questo 64 bars. E Red Bull, se vi va magari un bigliettino da Vicenza a Scampia, boh, mi farebbe piacere, sarebbe figo. Grazie. Non ci andrò mai, ho capito. Gente, statemi bene. Ciao.